rotazione posteriore, ha girato solo con quella anteriore, vediamo oggi com'è, hanno lavorato e adesso ne ha tutte e due le trazioni, è subito davanti, Mollo in seconda posizione, mentre Daniele Tomassini ha già disputato e chiuso il suo gioco all'erba, quindi da adesso in caccia. Ieri qualche problema per lui, ma anche per Mollo, a livello di assetto, a livello di guidabilità. Vediamo invece il campione uscente, che è Ivan Carmellino, 7 volte campione italiano del neve ghiaccio e campione del 2017 di rallycross, quindi eccolo qua, mi sembra decisamente a suo agio con Amizu Evo, 53 sei con partenza da ferro, grande sei, anche Mollo va al joker e non va bene perché il passaggio che ha su Daniele Tomassini decisamente importante, quindi rientra tranquillamente in seconda posizione, nessun problema, intanto vediamo che Ivan Carmellino non mi sembra però in effetti che sia al top, intanto si gira ancora Tomassini, vediamo anche il tempo, perché a vederlo così non sembrava perfettamente in palla la vettura di Carmellino. Vediamo il tempo, 48.1, sì, a meno che non sia tirato, visto il margine che ha. Non è il solito Carmellino, oh, io la butto lì, secondo me la sta confermando visto il margine che ha, bisogna vederlo nel Q3, sì quello è vero, però anche andarla al gioco non mi sembra proprio, cosa ha girato? 48.1, 49.6, non sono tempi record, non sono tempi con i quali si può pensare di andare a contrastare Nardin, Negri, Norris, Kürze e Hofstede successivamente, però Tomassini che mi va in entrata in anticipo, purtroppo. Ivan Carmellino rientrato dopo una giornata da incubo ieri, però da rivedere più tardi, nuovo da vedere, mostruosa, ma in mezzo c'è anche un Marco Norris, la macchina nera è lì in prima, Alessandro Negri va insieme a Nardin. Che è partito malissimo, anzi, mi sa che non è proprio. Quando più forte io vieni, quindi sicuramente ha dei problemoni. Mannaggia, ieri aveva girato così bene l'ex campione italiano. Werner Kürze. Morta lì. Va bene, allora andiamo anche ad illustrare un attimo quel mostro nero. Anche qua. Quel mostro nero è una Ford ufficiale del mondiale di rallycross. Ford ufficiale del mondiale di rallycross. Messa nelle mani di Orsted. Vettura che fino allo scorso anno era nelle mani di Kevin Erickson, campionato mondiale di rallycross, adesso è nelle sapienti mani di Oscar Hofstede, che già l'anno scorso ci ha fatto vedere grandi cose qua, portandoci anche 3 RX2, quella favolosa macchinetta di base Ford
che ci aveva fatto, aveva stupito. 44-7-5-4 e va il Joker Left nonostante un Marco Norris lì vicino. Vediamo come esce, giusto davanti, ma Marco Norris è nuovamente in palla. Quindi Orwell, Norris, Negri, Nardin e purtroppo Kürtner che ha fatto presenza. Norris è lì, Norris se la gioca alla grande. Norris non è uno da dire vabbè, mi accontento, sto lì, guardo. Ai Nardin, già ieri avevamo sentito dei rumori su asfalto stile dirt. Questa volta è Norris a dover andare e vediamo se riesce a recuperare il suo. Norris non è entrato troppo veloce, però riesce abbastanza bene. Sì, vai, 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 vai. Negri! Negri davanti! Nardin in quarta posizione e Kürtner pianissimo va ad uscire, vediamo! Vediamo Norris che cosa combina nell'ultimo giro con il giovane Alessandro Negri! Va a studiare, Negri deve chiudere tutte le linee possibili, immaginabili, non lasciare neanche 10 centimetri, ma davanti c'è Orfer con questo mostro eccezionale, un mostro straordinario, 44-7-5-4 nel giro precedente, Negri, Negri seconda davanti a Marco Morri. Vediamo, vediamo. No, Tomassini, Nardin e Mollo, non c'è Kürtler, speriamo. No, Kürtler avrà da recuperare, avranno approfittato della pausa prima della 4, della Q4 per metterlo a posto. Qui abbiamo Tomassini, Nardin e Mollo. Mentre l'ultima vedrà in pista Ivan Carmellino, Marco Norris, Alex Negri e Omar Osberg. Omar, la centro tubo. Ma il primo con la sua parolina? Il centro svedese. Nardin! Tutto di traverso, drifting, dopo aver visto qui, cos'è l'anno scorso o due anni fa che c'è stato il drifting anche, che abbiamo portato, l'anno scorso, sì. Che c'era Graziano Rossi, nella stessa settimana in cui si era fatto male Valentino e c'era qui Graziano, l'avevamo chiacchierato con lui. Sì, mi sembra che abbia dei problemi d'assetto sicuramente nel team, perché o ha dei... o è troppo forte, o fa portare la vita manca di traversarsi in modo forte. Molto spettacolare, ma perde una vagonata di tempo. Tomassini, guarda che roba. Va a spazzolare tutte le curve, vediamola qua, alla 4. Mollo se la cava meglio questa volta rispetto a ieri. Ieri aveva un po' di problemi anche lui. Dove stai andando? Ho capito che c'ho problemi. E andiamo all'ultimo, l'ultima tornata. Questa volta è Mollo che dovrebbe andare ancora, perché mi sembra. Aio! Oh porco no, cane! Che rumore che fa! Con i problemi d'assetto mi sembra che ci sia anche qualche cosa a livello di carburazione. Sembra la cinghia di distribuzione. Della scuderia di Casalboni, quella di Tomassini, no? Mi sembra. Senti che... Mi sa che
qualcosina che non fa narcisce l'abbia, ma qualcosina è eufemistico. Ci sono dei rumori di fondo che... Vediamo se Mollo riesce, Mollo. A prendersi l'esterno, va a prendere più che altro Gabriel. E... What number? No. Out. E allora, Ivan Carmellino, Marco Doris, Alessandro Negri ed Orfeld, Orfeld è davanti. Guarda quella fiesta, quanto cazzo tira. Oh, che Carmellino è signori, Ivan Carmellino e Marco Doris lì proprio violentemente, duramente. Ma la Ford è uguale a quella? Due sì, come dice Nicolò che guidano male gli effetti. Sì, è la stessa. Uguale. Sono dello stesso l'ale team. L'Alessandro Negri si ritrova lì in mezzo, però l'ale non è riuscito a addirittura muso contro coda con Orfeld qui davanti. Poi ha dovuto mollare e ha perso parecchi metri, questo chiaramente non gioca a suo favore perché intanto le sue spalle, due scatenati come Carmellino e Negri e Mo e Norris, si sono già fatti il Joker Lab, quindi auguri a tutti Marco e tutti. Ora Alessandro ha dato, mamma che staccata di Ivan Carmellino, wow, stesso tipo di salto, stessa velocità nel salto, frenata su Negri di 15 metri più, mamma mia che forza. Lo scappaglio, Carmellino riprende, Negri ci sta, qua Carmellino lì, adesso Carmellino, Carmellino se la gioca tutta perché Orfeld non ha ancora. Non ha ancora fatto il Joker, quindi se riesce a stargli nei due secondi, tre, e allora il Carmellino questa volta è la prima manche in cui ha tutta la macchina e va subito e non c'è niente da fare, si va anche il Negri. Diciamo che dovremmo essere Carmellino, Orfeld, Norris, Negri, questa. La manche, grande la manche, lo sapevamo. Guarda. 44-9 Carmellino, wow! Aspide! Fino adesso la macchina non c'era. Ora è confermato, la macchina c'è. Perché ieri ha avuto i problemi, gli è mancata la trazione posteriore, ha girato solo con l'anteriore stamattina, un problema con un differenziale. Adesso, wow, Ale Negri comunque, che se la gioca alla grande con un Marco Norris, scusate se poco, quindi grandi conferme, grandi prove. Adesso ci sarà la pausa pranzo, poi ce li ritroveremo tutti bene, gli autografi, la sessione e per scambiare quattro chiacchiere. È il caso di esserci. Qualche problemino però, lo vedo un po' spentino. Macchina che va un po' dove vuole lei e non dove vuole l'Oscar, quindi ma tanto davanti dove vuole è andato. E gli è passato anche davanti. Carmelino! Vai a re! 83 alla faccia del bicarbonato di la prima delle due, partendo a fare proprio Kirchner davanti, subito Kirchner, poi Tomassini, quindi Pollo che va, pensavamo tirasse dritto per il Kirchner, e invece Pollo rimane in pista alle spalle di Daniele Tomassini. Werner Kürcher, ex campione italiano di autocross nella Touring, nelle Touring Car, quindi pilota di tutto rispetto, anche se dal nome totalmente tedesco, aia, si va a girare Tomassini, ancora problemi per lui. Hai ragione, giusto. Goethe è stato anche, oltre che di autocross, è stato anche campione di rallycross italiano nel 2015, è vero. È vero. Non sono molto per le statistiche io, ma... Macchina a posto.
mentre Tomassini ha un po' più di difficoltà. Se Gürtler riesce a portarsi su con un'ultima prova valida, potrebbe benissimo partire in seconda fila nella sua finale, la finale tutta da vedere già adesso, se la si può immaginare. Con un Carmellino totalmente ritrovato, un Horsfeld. Norris, che è sempre Norris, un giovane Alessandro Negri che sta salendo di manche in manche. Poi Nardin, quindi Gürtler, insieme con Tomassini. Grande finale da vedere assolutamente. E dovrebbe essere l'ultima finale della giornata. L'ultima della giornata sarà un supercar. Assolutamente tranquillo, va 8-9 secondi di vantaggio, quindi no problem. Eccolo là che la sta sparando come il suo solito quando si sente tranquillo. Piace questa Mitsu di Werner Gürtler, chiude molto bene, andiamo a vedere 3-19-4 che ci sta facendo vedere anche un po' di drift. Oh, muro per la vittoria, come oh. Poi andiamo a vedere, vanno tutti al Joker, che non è tutti quanti, ma invece al Joker si sono andati immediatamente Marco Norris e Alessandro Negri. Davanti Carmellino in appoggio, wow, che bellezza ragazzi, e questa è solo a mai si qualifica la finale. Tac, in difficoltà come al solito in appoggio sugli esterni, passa Norris e Negri è lì che aspetta solo di trovare il varco per passare anche lui su Nardin, che è due giorni che ha i suoi problemini. Carmellino, e vai che andiamo giù bene, questa volta Nardin va per Joker Lab, e là davanti sa che Locca se la deve giocare tutta con Ivan. Quello è il traffico di Horsfeld. Va veramente vedere delle cose. Qua dritto! Al Joker spaventosa! Spaventosa l'entrata! Nardin con delle problematiche e vediamo che il giovane Negri è lì che ci prova. Fantastico per adesso Carmellino, ha fatto un Joker Lab spettacoloso, si va di vista dell'ultimo e qui sarà interessantissima l'uscita laggiù dal Joker Lab perché Horsfeld. Oh, cosa ha fatto abbastanza, ma deve aver fatto un giro pazzesco, non ce la fa. Troppo Ivan, mamma 44. Mia, porco cane, che botta.
Dio fa. È partito anche la ruota, Ari. Guarda Ari che ci prova. È uscito? Non dovrebbe essere una cosa particolare. Minchia, è stato tagliato la sua cavalcata con un ultimo porco cane devastante. L'abbiamo visto. È uscito? È uscito. Cosa che più ci interessa, Ivan. Questa 2018, il verde, per noi rosso, ma per loro verde, il missile parte. E andiamo a vedere cosa succede. Vado. Joker e sono Nervini, Gürtler, oh! Mentre rimangono in artista Hoffenfeld, Norris e Tomassini. Giusto? Forse, credo, penso, immagino. Gürtler va all'attacco per andare in quarta posizione, ci riesce. Dopo aver già fatto anche lui il Joker Lap, quindi ci si avvicina, qua i primi due, niente da dire, si viaggia ad un livello pazzesco. Hoffenfeld e Marco Norris che rimane lì, Gürtler, bello! La parte posteriore che tende a fare da bandiera sventolante davanti a Gürtler. Oh, l'ho buttato fuori! L'ho buttato fuori! Con passaggio di Gürtler, gli ha tirato via il pronti, poi l'ho buttato fuori. Norris è stata attaccatissima ad Hoffenfeld. Lui si diceva, Oscar, che aveva qualche problema. Sembrava almeno che avesse qualche problema. Il pilota con la sua forza chiesta ufficiale nera, cattivissima. Marco era tranquillo nella pausa pranzo, adesso sono andato discretamente, ma qualche cosa manca. E lui è lì, adesso bisogna vedere se studierà magari di anticipare il Joker, perché se rimane dietro assolutamente non è cosa buona, perché Hoffenfeld davanti e lui dietro del Joker difficilmente riuscirà a farcela. Vediamo se Emi ha dato retta, migliore per riuscire poi ad avere pista libera e poter tentare l'inseguimento a tutto volume. Intanto poi è passato con 1.8 di distacco stato Gürtler. Gürtler in terza posizione con alle spalle molto, quindi Tomassini, mentre Nardin si è un po' perso nei meandri. Dopo un weekend travagliato da un punto di vista. Andiamo da questa volta va lui al Joker. Troppa roba, grande Marco, ma troppa roba. Niente da fare. Ed è veramente una zuppa totale. Segnalata con bandiera bianca, vettura lenta. Siamo pronti per la bandiera stanchi, è l'ultima prova della giornata, anzi ancora un giro per i piloti, eccoli qua, uno giro alla fine. Alle spalle Marco Norris, doppiato intanto Nardin,
la terza posizione per Werner Kürzler, decisamente un gran bel ritorno quello del Werner. Marco Norris è lì, vince ancora, cerca di in quarta posizione Mollo. Poi è Tomassini. E da Rivo si spegne. La scacchia è pronta, è l'ultima finale della giornata, la Pappetta 2018 e va Lopez davanti a Marco Toni.